E buonasera a tutti, questa volta introduco io. Come sapete sono sempre Roberta Palumbo, la fisioterapista. Saluto il professore Francesco Oliva e il dottor Accurso Miraglia. Beh, Buonasera. siamo arrivati qui adesso al 6 di agosto, quindi molti saranno probabilmente in vacanza, qualcuno ha finito adesso di fare gli esami, qualcuno sta in ferie, qualcuno sta ancora lavorando, quindi gli auguriamo un buon lavoro. Siamo arrivati al nostro 13° live e oggi parleremo con il dottor Accurso Miraglia di tante cose molto interessanti. Vedo che state cominciando tutti quanti a collegarvi, siamo oggi in posti differenti come al solito e niente, insomma, lascio per il momento la parola al professor Oliva, che inizierà a introdurre il dottor Miraglia e un caro saluto a tutti. Okay. Va bene, io ringrazio ovviamente tutti quelli che ci stanno seguendo anche il 6 agosto. Sappiamo che questa è la tredicesima puntata di questa infinita avventura delle dirette live della Ismult. Stasera abbiamo un altro ospite di eccellenza, che è il dottor Accurso Miraglia, che è un fisiatra siciliano. Che lavora in Sicilia ed è anche docente della scuola di specializzazione di Tor Vergata a Roma e che tra le altre cose è un carissimo amico sia della Ismult e sia diciamo personale, quindi sono molto onorato di averlo qua con noi. E Accurso, quindi io direi che se tu vuoi dire qualche parola, intanto i followers stanno aumentando, ovviamente ringrazio di nuovo tutti quelli che veramente il 6 agosto si sono collegati. Poi, come sapete, potete rivedere tutte le dirette live sul canale YouTube della Ismult. Accurso, Allora, buonasera a tutti. benvenuto. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie per l'invito che io accolgo, devo dire, con grande entusiasmo. Stasera parleremo di medicina manuale, ho cercato di fare un po' una panoramica, sperando di non essere troppo noioso, perché l'argomento insomma, è molto vasto. Cercheremo di toccare un po' i punti principali e anche di fare conoscere questa metodica che in realtà, pur essendo vecchia, insomma, tanti anni, ancora non è conosciutissima, e quindi vedremo un po' le basi della materia e, diciamo, gli elementi principali. Grazie ancora per l'invito, che io veramente apprezzo con grande Bene. gioia, perché l'ISMU è una Allora, società scientifica molto Accurso, noi facciamo importante. partire le slide a lezione. Sì, pronti. Allora, non vedo le mie slide. E in realtà, dottore, si è tolta la condivisione schermo, quindi ripartiamo da share screen. Qui Ok, sotto, share screen. Poi abbiamo la finestra dell'applicazione. condividi, ok. Perfetto. Eccolo qua. Posso Sì, può partire? partire, modalità presentazione, può partire. Ok, Perfetto. così lo vedete? Sì, vediamo tutto, vediamo lei la presentazione. Può Perfetto, io vedo partire, solo la grazie. presentazione, ma vado subito avanti. Allora, partiamo rapidamente con un pochino di storia, molto velocemente. Allora, l'uso delle mani come terapia conservativa dei problemi osteoarticolari di colonna e delle articolazioni periferiche risale a 2000, almeno a 2000 anni prima di Cristo. Ce ne sono tracce nel manuale del Kung Fu, ne parlò Ippocrate, ne parlò Galeno, ma poi per un lungo periodo, dal Medioevo e fino al Rinascimento, sostanzialmente i medici abbandonano questo tipo di trattamento, che viene delegato a figure tecniche diverse da quelle mediche, i classici, diciamo, aggiusta ossa, che tengono in pugno sostanzialmente questo tipo di trattamento fino al Rinascimento. È merito di Steele, nel fine dell'Ottocento, medico statunitense. Il suo merito è stato quello di aver creato il primo metodo che utilizza sostanzialmente in modo sistematico la manipolazione vertebrale come mezzo terapeutico. L'osteopatia è una disciplina, diciamo, in parte anche olistica. L'idea di Steele era che il sistema muscolo-scheletrico fosse in connessione fisiopatologica con gli altri organi e che quindi un'alterazione funzionale della colonna vertebrale, che lui definì lesione osteopatica, potesse essere causa di disturbi non solo osteoarticolare, ma anche a carico degli organi interni.
La diagnosi in campo osteopatico verteva sulla ricerca palpatoria della cosiddetta lesione osteopatica. Sostanzialmente quello che si ricercava era una posizione anomala della vertebra e anche una perdita della normale mobilità. Questo detto ovviamente a grandi linee. E il trattamento consisteva in manovre su tessuti molli, mobilizzazioni e manipolazioni vertebrali. Sempre in quegli anni nacque la chiropratica, per opera di Daniel e David Palmer, secondo il quale il disallineamento vertebrale era sostanzialmente causa della maggior parte dei problemi, in particolare a causa di pressioni, stiramenti o tensioni sul midollo spinale e sui nervi spinali che avrebbero causato, diciamo, dei blocchi nella corretta trasmissione nel segnale appunto nervoso. La medicina tradizionale prende coscienza in grande ritardo dell'efficacia terapeutica delle manipolazioni. E solamente negli anni 20, con la Vezzeri, i medici tornano ad riappropriarsi appunto in Europa di questo tipo di disciplina. La grande rivoluzione c'è con Robert Menne, che è medico francese, che è nato come osteopata, se ne allontana in parte, soprattutto nell'inquadramento fisiopatologico e anche dell'esame obiettivo diagnostico in generale, mentre le manovre in parte rimangono simili, e crea una metodica che riteniamo, almeno chi fa medicina manuale, ritiene forse un po' più scientifica, anche perché Menne fece tantissimi studi in sala settoria, proprio per cercare di individuare le strutture che erano alla base della fisiopatologia della medicina manuale. Quale fu il dubbio di Menne? La grande domanda geniale. Lui si chiese perché un gran numero di dolori comuni di origine vertebrale non trovano una spiegazione con l'esame clinico classico e neanche corrispondono a lesioni radiologicamente visibili. Non è infrequente che arrivi un paziente e sostanzialmente ci presenti una lastra negativa e abbia dei dolori ai quali noi con l'esame classico non sappiamo dare una risposta. La risposta di Menne fu il disturbo doloroso intervertebrale minore. Ipotizza Menne che questi dolori fossero causati da una disfunzione funzionale dolorosa di uno o più segmenti vertebrali. Questa disfunzione, secondo Menne, era una disfunzione segmentaria dolorosa, benigna, di natura meccanica e riflessa, generalmente reversibile. Questa disfunzione è a carico di cosa? A carico dell'unità funzionale del rachide, cioè il segmento mobile di Jungans, che è costituito dalle parti affrontate di due vertebre contigue e quindi interessa piatti, disco, articolazioni intervertebrali e il sistema legamentoso che vi ruota attorno, ovviamente non trascurando anche il midollo e i nervi periferici che come vedremo in seguito, hanno un ruolo estremamente importante. Da cosa è causato questo disturbo doloroso intervertebrale minore? Di solito da traumi, falsi movimenti, disturbi statici o posturali. È favorito da ovviamente quadri di degenerazione anatomica e da quadri di rigidità funzionale. Questo disturbo in genere si suole definire meccanico, ma in realtà, secondo gli studi di Menne, non è solo un disturbo meccanico, ma in realtà è una disfunzione a genesi multifattoriale che è fondamentale la disfunzione degli schemi motori che regolano la motricità automatica della colonna. Generalmente una sollecitazione eccessiva e improvvisa o sollecitazioni ripetute, come quelle per esempio che vediamo nella diapositiva adesso, cosa provocano? Provocano appunto una sofferenza articolare o del legamento interspinoso o di un altro costituente segmento mobile e avremo una contrattura riflessa come risposta che altro non fa che cercare di proteggere il segmento disfunzionale stesso. Riflettiamo un attimo molto velocemente sulla gravità delle contratture riflesse. Nei problemi di colonna le contratture sono estremamente invalidanti perché nel caso di un muscolo che abbia una inserzione semplicemente in due punti prossimale e distale, pur con un dolore è possibile deambulare, ma nessun paziente è in grado di correggere volontariamente una postura antalgica da lombalgia, per esempio, o da cervicalgia, perché la limitazione funzionale in questo caso non è segmentaria, ma è multilivello. Allora, disturbo doloroso intervertebrale minore, come si presenta? Con un dolore locale, che può essere spontaneo o provocato, e anche con dolori proiettati a distanza. Quindi il disturbo doloroso intervertebrale minore ci dà sostanzialmente un doppio quadro clinico, locale a livello della colonna e proiettato a distanza. Il dolore locale, come dicevamo, può essere spontaneo o molto
più spesso provocato da alcune manovre che vedremo in seguito. Il dolore a distanza è legato all'irritazione del nervo spinale, la banca posteriore, o proiettato a distanza a partenza dai costituenti del segmento mobile, oppure può costituire la sindrome cellulo-periosteomialgica, che è un'altra interpretazione di questo tipo di problemi che Megna ha dato. Tutto ciò perché? Perché l'innervazione delle strutture vertebrali è molto ricca e ovviamente questo un problema, se vogliamo, a partenza meccanico, poi in realtà va a interessare una serie di strutture nervose che fanno partire dei riflessi e dei circuiti parassiti che provocano poi il problema che il paziente ha avuto. La sindrome cellulo-periosteomialgica in cosa consiste? Consiste sostanzialmente in modificazioni palpabili della consistenza dei tessuti cutanei, ed ecco la cellulalgia, muscolari, ed ecco la mialgia, nonché dolore in sede tenoperiostea. Tutto ciò in relazione con la sofferenza del segmento vertebrale. Sono localizzate in un territorio costante per ogni segmento, a distribuzione sostanzialmente metamerica, e se legato a un DIM, è unilaterale. Queste modificazioni improvvisamente regrediscono completamente quando cessa la sofferenza del segmento vertebrale. Da qui l'idea di Megna: se il problema è solo meccanico, com'è possibile che tutte queste manifestazioni scompaiano? E allora non è un problema solo meccanico. Tanti sono i meccanismi ancora in parte non scoperti. Si pensa a double crash syndrome, ma comunque c'è qualcosa di riflesso per cui si ha un'improvvisa scomparsa con la manipolazione di un dolore neurogeno, pseudoneurogeno, ribelle, che ogni tanto, devo dire qui, inserire subito una nota dolente, alcuni professionisti rappresentano i pazienti come segno evidente che l'ernia discale è rientrata, come se noi fossimo maghi. Ma io qui parlo a una società scientifica di ortopedici che di ernia del disco ne capiscono anche più di me. È impossibile che un tessuto sfiancato, lesionato, estruso, come un nucleo polposo fuoriuscito dal disco, magari in soggetti anziani con una ridotta elasticità tessutale, che questo possa in alcun modo tornare in sede. Quindi con la manipolazione l'ernia non sparisce. Ma vediamo cosa andiamo a cercare noi in medicina manuale. Scopo dell'esame segmentario, ed ecco che Megna si discosta dall'osteopatia, non è cercare la lesione osteopatica, ma noi cerchiamo il dolore. L'esame obiettivo serve ad appurare se un'unità funzionale risulta dolente a certe manovre. Il dolore indicherà l'esistenza di un problema, poi sarà valutato questo problema in senso generale, perché non dobbiamo mai dimenticare di essere per prima cosa medici, e per cui dobbiamo capire se il dolore di colonna che noi troviamo è un dolore benigno o viceversa se può nascondere altre patologie. Quindi noi cerchiamo in prima istanza il dolore locale. Come lo cerchiamo? Le manovre di base dell'esame segmentario sono 4. La pressione assiale sull'apofisi spinosa, pressione laterale sulla spinosa, la pressione frizione sull'articolazione posteriore e la pressione sul legamento interspinoso. Li vediamo rapidamente. Pressione assiale sulla spinosa, direzione postero-anteriore. Col polpastrello di un pollice, interponendo l'altro pollice, noi applichiamo una pressione che sia più possibile stabile, progressiva e costante, direi, per alcuni secondi sull'apofisi spinosa. In realtà bastano un paio di secondi. In presenza di un DIM questa manovra è dolorosa. Vedete, basta interporre un pollice sull'altro. Io consiglio spesso di non spingere con le braccia, quanto piuttosto di portare il peso del proprio corpo sulle dita, in modo tale che la pressione sia più o meno costante. L'altra manovra è la pressione laterale sulla spinosa. Basta eseguire una pressione lenta e progressiva sulla spinosa tangenzialmente alla pelle. Questa manovra tende ad evocare un movimento di rotazione, che in presenza di un DIM sarà doloroso. Vedete in questa immagine la pressione laterale, il polpastrello deve sempre essere pallido, perché lo dobbiamo ischemizzare, lo dobbiamo spingere in modo deciso. Durante l'esame obiettivo il paziente deve sentire il dolore, dopo vedremo perché invece no, durante la manovra. Pressione sulle articolazioni posteriori. Quando c'è un DIM vi è per forza un dolore a carico di un'articolazione interposta, almeno monolaterale. In questo caso bisogna eseguire una pressione frizione a un dito di distanza dalle apofisi spinose. In che modo? Generalmente si fa con il medio, ponendo sopra questo l'indice e frizionando. L'ultima manovra, la sofferenza di un segmento mobile comporta molto spesso un'aumentata sensibilità a carico del segmento inter e sovraspinoso, che sarà evidenziata con una pressione frizione. Col polpastrello, ma è molto più facile con l'occhiello di una chiave.
Con queste quattro manovre noi obiettivamo la presenza di un problema a carico di un segmento mobile, quindi un disturbo doloroso intervertebrale nuovo. Oltre che i segni locali, però noi cerchiamo anche i segni a distanza, quindi cerchiamo la sindrome cellulo-periosteo-mialgica. Come la cerchiamo? Abbiamo detto che abbiamo una cellulalgia, una mialgia e un dolore tenoperiosteo. La cellulalgia come si evidenzia? Si evidenzia con la tecnica del pinzamento-rotolamento, che consiste nel sollevare una piga cutanea pinzandola fra indice e pollice e tenendola sollevata facendola ruotare. In assenza di patologia, la cute scorre senza alcun problema e il paziente non ha dolore. In presenza di cellulalgia, la manovra invece è molto dolorosa e si può anche apprezzare un ispessimento cutaneo. È un po' il concetto dell'allodinia. Ecco come va presa la piga e poi fatta ruotare. La mialgia, la palpazione muscolare permette sul muscolo decontratto di apprezzare sostanzialmente dei fasci muscolari duri, un po' come dei trigger points se vogliamo, ma si sentono proprio dei fasci muscolari duri che possono avere un diametro che varia da un paio di millimetri a un centimetro e anche la lunghezza di qualche centimetro. Sono molto dolenti al pizzicamento. E infine, l'ipersensibilità tenoperiostea. È un fenomeno frequente che si può presentare con dolore spontaneo, ma molto più spesso con un riscontro occasionale in corso di esame obiettivo. Può simulare quadri di tendinopatie, quindi epicondiliti, pubalgiti, epicondiliti, pubalgie, tendiniti di spalla, del gran trocantero della zampa rota. Questi quadri clinici, questa sintomatologia scompare immediatamente dopo una manipolazione vertebrale efficace. Quindi diremo che il disturbo doloroso intervertebrale minore è un concetto che rivoluziona l'inquadramento clinico eziopatogenetico della patologia benigna di rachide e fornisce un substrato medico accettabile e clinicamente logico alla manipolazione, che è il modo spesso più rapido per trattare questo tipo di problemi. Tutto quello che abbiamo visto dà un'idea già del meccanismo d'azione della manovra manipolativa, che non è squisitamente meccanico, ma riesce a modificare, a resettare gli schemi patologici, restituendo alla colonna poi sostanzialmente una mobilità normale o quasi normale immediatamente dopo il trattamento. Ma cos'è una manipolazione vertebrale? Noi abbiamo adesso scoperto un segmento disfunzionale, abbiamo una sindrome cellulo-periosteo-mialgica, dobbiamo trattare questo paziente, lo trattiamo con la manipolazione, vediamo cosa è. Secondo Meng non è altro che una mobilizzazione passiva forzata che tende a portare gli elementi di un'articolazione o di un insieme di articolazioni, perché a livello del rachide è estremamente complicato manipolare un solo segmento, anche se si tende a portare la manipolazione su un segmento, anche quelli che sono vicini un po' si muoveranno. Portare queste articolazioni al di là del loro gioco abituale, fino al limite del gioco anatomico possibile, ma senza esagerare ovviamente. Perché? Lo vediamo graficamente. Immaginando al centro la posizione neutra, abbiamo un range di movimento attivo, un range di movimento passivo. Noi andiamo a forzare il range di movimento passivo ottenendo la manipolazione. Non bisogna esagerare, non bisogna fare manovre violente, perché sennò si può arrivare alla lussazione, anche se, diciamo, è un discorso teorico che nella pratica è estremamente difficile. Adesso c'è un altro discorso da introdurre importante. Ok, facciamo la manipolazione, ma in che direzione? Ed è fondamentale in medicina manuale la direzione della manipolazione. Il sistema di Meng, come abbiamo visto, non è fondato sulla nozione di alterata mobilità vertebrale. Non cerchiamo un blocco, uno spostamento vertebrale. Noi cerchiamo il dolore in particolare provocato dal movimento passivo eseguito sul segmento vertebrale interessato. Ora, in medicina manuale, per ogni caso ci sono manovre utili, manovre inutili e manovre nocive o pericolose. Qual è la regola aurea? La regola del non dolore è del movimento contrario. Cosa dice questa regola di Meng? Dice che allorché un segmento vertebrale presenta una disfunzione locale o proiettata, è dolente quando mobilizzato passivamente in certe direzioni, mentre non lo è, non è dolente nelle direzioni opposte. Ecco, noi dovremmo forzare con la nostra manipolazione il movimento passivo ed indolore opposto al movimento passivo doloroso. Ci dobbiamo allontanare dal dolore. Ecco perché la manovra, la manipolazione in medicina manuale non è
dolorosa. E in questo si deve chiedere sempre la collaborazione del paziente, anche se poi, come vedremo in seguito, non sempre dei pazienti ci si può fidare. Allora, in realtà non è sempre così semplice, la pratica clinica non è sempre così lineare, abbiamo trovato una direzione dolorosa, andiamo in quella opposta. Nella pratica ciascun segmento vertebrale può essere mosso in 6 direzioni, flessione, estensione, rotazione e lateroflessione. Quindi di volta in volta la manovra utile risulterà dalla combinazione delle direzioni libere opposte a quelle che sono bloccate o dolorose. Quindi faremo in successione delle manovre unidirezionali secondo ciascuna delle direzioni libere. Ma qual è il razionale di questa scelta terapeutica? Perché la regola del non dolore e del movimento contrario? Cosa ha scoperto Mann? Mann scopre che forzare fino alla fine della sua corsa in senso opposto a quello doloroso, il movimento passivo libero con un impulso breve e secco, causa un riflesso di inibizione che attenua o annulla i meccanismi che sottendono la disfunzione segmentaria. Ecco perché la manipolazione, secondo me, funziona. Come avviene adesso, vediamo la manipolazione. La manipolazione ha 3 fasi principali. La prima è la messa in posizione, poi la messa in tensione, infine l'impulso manipolativo, la somministrazione dell'impulso. Cos'è la messa in posizione? Molto banalmente è la posizione in cui viene posto il paziente al momento di iniziare la manovra, che varia ovviamente in base al segmento da trattare. È importante anche l'operatore abbia una posizione corretta. Le manipolazioni, dicevano alcuni professori miei, le manipolazioni fatte sul divano non vanno bene né per il paziente né per l'operatore. Una volta raggiunta la posizione di partenza, si ha la messa in tensione, cioè il segmento mobile viene mobilizzato passivamente dall'operatore fino a incontrare la resistenza rappresentata dal limite del movimento passivo. Altra regola fondamentale, arrivati diciamo a fine corsa della mobilizzazione passiva non si torna indietro, l'operatore mantiene per un attimo questa messa in tensione, dopodiché si imprime un movimento forzato, secco, breve e unico, che provoca una improvvisa perdita di diminuzione di resistenza, talvolta, anche se non sempre, accompagnata da un rumore di scrocchio, e si sente proprio come se l'articolazione acquistasse la capacità di mobilizzarsi ulteriormente. Il movimento, che sembrerà vincere la resistenza, come abbiamo detto, deve essere rapido e molto limitato. La spinta deve cessare improvvisamente. Non si stacca la testa del paziente, ma comunque si può comunque creare dei problemi. Adesso abbiamo visto l'esame obiettivo, cos'è una manipolazione, in che direzione lo facciamo, la facciamo sì, ma quando utilizziamo la manipolazione? Banalmente l'abbiamo detto quando abbiamo un disturbo doloroso intervertebrale minore, la risposta sembra banale, ma la cosa importante qual è? È fondamentale escludere altri quadri patologici. Vediamo a grandi linee, in base alle vari segmenti della colonna, quando sono utili le manipolazioni. In caso di cervicalgie croniche possono essere utili, in caso di cervicalgie acute, soprattutto in caso di dimensiologia micromeccanica, ma bisogna astenersi assolutamente in caso di traumi almeno per un paio di settimane e poi ovviamente bisogna mettere in campo tutta una serie di accertamenti indispensabili. La cervicobrachialgia è un'indicazione abituale, ma nelle forme lievi o medie o in forme croniche di origine meccanica. Ovviamente forme acute, gravi, faranno optare, a parte per una serie di accertamenti come risonanza e elettromiografia, ma eventualmente per terapie diverse, fisica, farmacologica, o per una consulenza da parte di altri specialisti. Le cefalee di origine cervicale sono una buona indicazione, così che, come anche le pseudoendimi di spalla e le pseudoepicondili. In patologia dorsale, diciamo che le dorsalgie comuni di origine dorsale, dovute quindi a un disturbo doloroso intervertebrale minore dorsale, non sono particolarmente frequenti. Spesso le dorsalgie sono dovute a disturbi segmentari a carico del rachide cervicale inferiore. Infatti, i dolori di origine cervicale possono proiettarsi al di sopra, provocando le cefalee occipitali, ma anche al di sotto del tratto stesso. E quindi alcune dorsalgie hanno origine in un DDIM a livello cervicale. Come qui possiamo vedere, per esempio, vediamo le varie irradiazioni delle varie cellulalgie, una cellulalgia C5, C6, insomma del rachide, diciamo, inferiore,
provoca un dolore in regione interscapolare perché c'è proprio un decalage delle strutture nervose che provocano il dolore riferito. Patologia lombare, la manipolazione funziona spesso molto bene in caso di lombalgia acuta, nel caso di lombalgia cronica, ovviamente a secondo delle cause sarà necessario mettere in campo anche altri trattamenti. Per le sciatalgie e le cruralgie vale il discorso delle cervicobradicalgie, possiamo trattare i casi di entità lieve media, sempre però previa prescrizione degli accertamenti necessari. Dobbiamo però fermarci un attimo perché un secondo dobbiamo puntualizzare cosa si intende per lombalgia in medicina manuale. Questo è un argomento che meriterebbe una trattazione a parte, però molto rapidamente. Come in queste foto vediamo alta e bassa marea, in medicina manuale esiste la lombalgia alta e la lombalgia bassa, o meglio, la lombalgia di origine alta e la lombalgia di origine bassa. La lombalgia di origine alta è caratterizzata da un dolore percepito a livello lombare basso, generalmente regione glutea, ma che ha origine in un disturbo doloroso intervertebrale minore a livello della cerniera dorsolombare. È la manifestazione più frequente della cosiddetta sindrome della cerniera dorsolombare, che oltre al dolore comprende anche dolori a livello pubico, a livello trocanterico e a livello, diciamo, addominale pseudoviscerale. Il segmento disfunzionale è generalmente di 12 L1 o quelli vicini. La sintomatologia è sostanzialmente sovrapponibile a quella di una lombalgia di origine bassa, ma anche perché il paziente non lamenta mai dolore spontaneo a livello della cerniera dorsolombare. Come si presenta? Con un dolore a livello di 12 L1 o a livello del segmento interessato? Molto spesso, come ho detto, non spontaneo, bensì provocato. E più spesso con una sintomatologia spontanea. A livello della parte alta del gluteo, in grigio vedete le aree di cellulalgia, queste sono aree dolenti al pinzamento rotolamento. Quindi il paziente può avere dolore a livello gluteo, a livello del pube, a livello del grande trocantere, solo con il pinzamento rotolamento, cioè queste sono le aree di cellulalgia. Può avere dolore a livello del pube anche con una pressione, quindi un dolore, se vogliamo, di tipo tenopriostero. Al contrario, la lombalgia bassa, come si presenta? Anche la lombalgia bassa, diciamo, si presenta con un dolore lombare basso, ma non abbiamo la cellulalgia a livello gluteo. Se noi pizzichiamo la cute della regione glutea, il paziente dice "Ai, è una lombalgia di origine alta". Se invece non ha dolore al pinzamento rotolamento, ma ha dei cordoni mialgici estremamente dolenti, e allora sarà una lombalgia bassa. Vedremo che andremo a cercare sicuramente con successo un DIM nella zona bassa, le 4, le 5, le 5 e 6. Ed è anche un dolore al grande trocantere, ma non di tipo cellulagico, bensì di tipo tenoperiostere. Nel caso di lombalgia con origine a livello della cerniera, la manipolazione è il trattamento di elezione. Generalmente si risolvono brillantemente. Le indicazioni sono queste, ma un capitolo enorme della medicina manuale sul quale io insisto, forse fino alla noia, è quello delle controindicazioni, perché la manipolazione è una terapia efficace ma delicata. È sempre necessaria un'attenta valutazione dei possibili vantaggi, ma anche delle controindicazioni. E la selezione dei pazienti deve essere rigidissima, non rigida. La diagnosi differenziale deve essere scrupolosa. Gli incidenti sono rari, ma possono essere drammatici. Qualcuno c'è morto per una manipolazione. Ma perché possono accadere degli incidenti? Perché si sbaglia una manovra? No. È importante la scrupolosa selezione dei candidati. È estremamente improbabile che avvenga un decesso, che ripeto, sono comunque rarissimi, si parla di un caso ogni milione di trattamenti, che avvenga a causa di una manipolazione tecnicamente sbagliata, fatta in modo troppo violento, non seguendo la regola del non dolore. Ma su un paziente che rispetta i criteri di inclusione. Io faccio una corretta selezione dei candidati, ho un candidato che può essere sottoposto a manipolazione vertebrale, sbaglio tecnicamente la manipolazione, il paziente se ne va col dolore con cui è venuto o con un dolore accentuato. Al contrario, invece, si possono registrare anche incidenti fatali a causa di una manipolazione pur tecnicamente corretta, ma eseguita su un soggetto affetto da determinate patologie. Quindi occhio al pericolo.
Alla luce di quanto affermato, non appare esagerato dire che la più importante indicazione all'esecuzione di una manipolazione è la mancanza di controindicazioni. Ma quali sono? Vediamole le controindicazioni. Sono di due tipi, tecniche e cliniche. Vediamo quali sono quelle tecniche. Sono i casi in cui la manipolazione è un trattamento razionale. Abbiamo trovato un minimo, ma non vi sono alcune condizioni per fare la manipolazione, che adesso vedremo. Quelle cliniche, che sono molto più importanti, sono dovute all'affezione di natura non meccanica per le quali la manipolazione non ha alcuna ragione di essere impiegata e potrebbe essere pericolosa. Le controindicazioni tecniche le vediamo molto rapidamente. Per esempio, la regola del non dolore non può essere del movimento contrario, non è applicabile. Ho un segmento dolente in 5 direzioni su 6, non posso manipolare. Abbiamo una colonna vertebrale estremamente rigida, non è il caso, tratto i tessuti molli, faccio un massaggio. Il paziente ha paura, questa è una cosa estremamente importante, mai manipolare un paziente che ha paura. O l'operatore non è ancora perfettamente padrone delle manovre, della tecnica, e allora faremo un trattamento, ma come ho detto, sui tessuti molli, e nel 30-43% dei casi avremo comunque un nettissimo miglioramento. Le controindicazioni cliniche sono quelle, da un certo punto di vista, più importanti perché ci permettono di non fare disastri. Occorre effettuare un'accurata diagnosi differenziale prima di intervenire manualmente su un paziente affetto da GI arachide, avviando al trattamento ovviamente solo chi è affetto da un didim, perché in alcuni casi vi sono pazienti che o non hanno un didim, oltre ad avere il didim, presentano anche altre patologie che rendono il trattamento pericoloso. Per esempio, pazienti con insufficienza vertebro basilare, patologie tumorali, grave osteoporosi, patologie infiammatorie, malformazioni della divisione cervico-occipitale, patologie di tipo infettivo. Diverse patologie di origine diversa dal DD si presentano talvolta con una sintomatologia banale, se vogliamo quasi rassicurante, che potrebbe indurre un medico frettoloso e imprudente o un non medico che non fa proseguire al paziente il trattamento, il percorso diagnostico, a sottoporre a manipolazione il paziente con i risultati che possiamo immaginare. Quindi occorre sempre rifiutare di eseguire il trattamento se l'iter diagnostico non è stato completato, per escludere eventuali controindicazioni, o a maggior ragione in presenza certa di controindicazioni, anche se il trattamento è richiesto con insistenza dal paziente. Perché? Primo non nocere. Secondo, perché si incorre in casi di responsabilità professionale. Un principio giuridico generale stabilisce per tutti l'obbligo di rispondere in sede penale o civile, o in ambedue i casi, o in ambedue, dei danni cagionati a terzi. E noi non dobbiamo puntare la pistola alla tempia del paziente. Colpa o dolo? I casi di dolo sono eccezionali, è rarissimo che un medico arrechi volontariamente un documento al proprio paziente, tranne caso come questo eclatante di un collega russo con i pantaloni bianchi e la casacca blu, che uscì esasperato dalle urla del paziente seminudo e lo colpì con un pugno. Di solito noi incorriamo in casi di colpa. La colpa, noi sappiamo, può essere per imperizia, imprudenza o negligenza. Li vediamo in ordine di gravità, dal meno grave al più grave. L'imperizia è imperito chi non sa o non sa fare quello che altro collega di pari livello professionale avrebbe correttamente eseguito nello stesso caso clinico. In medicina manuale, facciamo degli esempi, consiste nella mancanza di nozioni scientifiche, per esempio, non conosco la regola del non dolore e del movimento contrario, oppure non conosco le indicazioni e le controindicazioni, ma anche di mancanza di nozioni pratiche, cioè l'imperizia è il non sapere e il non saper fare. Mancanza di nozioni pratiche, per esempio, non so, non riesco a dare un impulso manipolativo breve e secco, oppure una volta raggiunta la messa in tensione, al contrario di rimanere fermo, torno indietro e prendo la rincorsa per manipolare. L'imprudenza è quando il medico opera con avventatezza, eccessiva precipitazione, ingiustificata fretta, dimenticando le cautele consigliate dall'osservanza di precauzioni doverose. Per esempio, manipolare un paziente che ha paura, manipolare il paziente solo perché lo richiede di corsa senza aver raccolto un'adeguata anamnesi o aver fatto un attento esame obiettivo, manipolare un paziente in presenza di un test premanipolativo dubbio a livello cervicale senza prescrivere un doppio FSA, manipolare un paziente che ha avuto un trauma recente senza prescrivere o prendere visione
degli accertamenti radiologici, manipolare un paziente con rachi d'origine senza prima invece fare un trattamento dei tessuti mobili. La negligenza è invece la più grave, l'atteggiamento di chi adempie svogliatamente e con scarso impegno i propri doveri, chi proprio non ha voglia. Il sanitario in questo caso, per disattenzione, dimenticanza, disaccortezza, svogliatezza, leggerezza, superficialità o altro, trascura le regole comuni di diligenza richieste nell'esercizio della professione e osservate dalla generalità dei medici. In medicina manuale, quando per esempio io confondo i casi clinici e manipolo non avendo verificato quanto avevo accertato, quando si manipola un paziente dimenticando che gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato delle controindicazioni, manipolare un paziente nonostante si sia consapevoli della presenza di controindicazioni, confidando comunque che le manovre abbiano esito positivo. Adesso vi porto qualche caso clinico per riflettere io per primo sul fatto che il caso grave è sempre dietro l'angolo. Io negli ultimi 20 anni non so quante migliaia di manipolazioni ho fatto, qui vedremo pochi casi, ma che ci dicono che bisogna sempre stare allerta. Paziente di 31 anni, una specie di lombosciatalgia lui dice da 15 giorni, già manipolato più volte senza beneficio, fortemente sintomatico, limitazione funzionale significativa, la SEG non valutabile per il dolore, dolore notturno ingravescente, il paziente non riusciva a dormire. Facciamo la risonanza, neurinoma di L1, operato, sta benissimo. Un arzillo 72enne, perfettamente autonomo, che ancora lavorava come coltivatore diretto, salendo su una scala a pioli, cade perché il primo di questi si rompe, cade da pochi centimetri in pratica, fa un ruzzolone. Ha una lombalgia moderata, esame obiettivo sembrava anche relativamente tranquillizzante, ma questo è quello che abbiamo trovato, una frattura di L2. Paziente di 51 anni, una cervicalgia insorta apparentemente senza cause, ha un paziente con un collo corto e tozzo e con una importante limitazione funzionale. Il paziente aveva una impressione basilare con risalita dell'epistrofeo, una malformazione congenita della giunzione cervico-occipitale. Donna di 57 anni, da 2 mesi lombalgia e parestesie arti inferiori, una buona limitazione funzionale. Deambulazione leggermente paraparetica, la paziente era incerta nei cambi di direzione, il dolore anche in questo caso era ingravescente di notte, meningioma di D12. Quindi la prudenza è sempre d'obbligo. Almeno io personalmente, la regola che mi do è di far aspettare il paziente per quando possibile, piuttosto prescrivo un antinfiammatorio, faccio della fisioterapia, faccio un massaggio, ma avvio il paziente al trattamento dopo aver fatto tutti gli accertamenti necessari. Qui, questo è molto lungo, ve lo racconto al volo perché è freschissimo. Uomo di 50 anni, leggermente sovrappeso, lombalgia da 6 mesi, sintomo particolarmente intenso di notte e quando si distende si accentua con il ponzamento, ma non aumenta in modo proporzionale allo sforzo. Il paziente non ha problemi di deambulazione di tipo sfinteriale o erettile, ha parestesi agli arti inferiori. L'esame obiettivo evidenzia una limitazione funzionale neanche particolarmente significativa. Insomma, il paziente non aveva dei chiari segni di tipo neurologico midollare, ma questo è quello che abbiamo trovato. La freccia rossa indica quella masserella grigio scuro che è ciò che rimane del midollo a livello D12, e invece tutta la massa grigio chiaro indicata dalla freccia gialla è un tumore extradurale. Paziente operato con successo, sta benissimo. Quindi bisogna sempre pensare che ci può essere la brutta sorpresa dietro la porta. È fondamentale il rapporto fi di fiducia tra medico e paziente. Qui mi riaggancio a una cosa che ho detto prima, ed è naturale pensare che il paziente debba fidarsi del medico, ma il medico può fidarsi del paziente? Non sempre. Un paziente desideroso di sottoporsi a terapia manuale, magari perché già provata con risultati soddisfacenti o perché ha avuto notizie di guarigioni miracolose, potrebbe o omettere di riferire patologie o minimizzare i problemi reali, oppure addirittura dissimulare il dolore in corso di manovra. Alla domanda "ha dolore, fa male?", il paziente va sempre guardato e osservato, perché potrebbe dire di no, ma fare una di queste facce. Quindi il paziente va sempre seguito, controllato e conosciuto prima di essere manipolato. Un caso che mi è capitato: paziente di 70 anni che viene a visita per una banalissima, secondo lui, cervicalgia e perché testualmente aveva difficoltà a maneggiare le monete da 5 centesimi.
aveva un'indicazione funzionale importante, aveva anche un'ipotrofia a livello di muscoli delle mani. Ovviamente non lo manipolo, anche se lui lo chiedeva insistentemente. Questo è quello che abbiamo trovato. Potete immaginare una manipolazione cervicale su un paziente del genere cosa avrebbe provocato. Ci avviamo alla fine. Responsabilità professionale, ma di chi? Chi è che può legalmente manipolare in Italia? E qui si apre un baratro. Permettetemi una battuta, un po' tutti, il fruttivendolo, il manovale, il falegname, un po' tutti manipolano. Ogni tanto ci ricordiamo che anche i medici manipolano. Questo anche per colpa nostra, perché non sono tanti i medici che amano, tra virgolette, mettere le mani. Invece è una cosa bellissima quando il medico riesce a farsi terapia e a creare un, come dire, un connubio col paziente e per uscire fuori assieme dal problema. Il problema importante è quello della formazione. Ora, col massimo rispetto per tutte le scuole di formazione privata, di tipo chiropratico, osteopatico, quello che volete, ma per quanto possa essere serie, parere mio personale, la formazione deve essere standardizzata e deve rispondere a dei criteri più o meno univoci. E quindi, secondo me, sono degli studi di tipo universitario quelli che andrebbero fatti e proposti a chi decide di curare un paziente e di prendere in mano sostanzialmente la salute pubblica. Molto rapidamente ci dobbiamo ricordare che ci sono degli articoli del codice penale che dicono che chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione è punito, eccetera, eccetera. E ricordo per primo a me stesso che volendo applicare la legge in modo, diciamo così, letterale, ha laureato in medicina e chirurgia, 110 lode, complimenti, menzione della tesi, ma non ancora abilitato, è concesso solo di misurare la pressione al paziente e prendere la temperatura corporea. Così come ricordo, questo ce lo ricordiamo spesso raramente, l'articolo 498 del codice penale, che dice che chi porta in pubblico la divisa e i segni distintivi di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, oppure si tende a arrogarsi dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni, eccetera, eccetera, compie sostanzialmente un reato. Ok? Chi si spaccia per medico o fa immaginare al paziente di essere tale, compie un reato e vi dico che purtroppo non è raro che arrivi il paziente che è stato dal dottor Tizio Caio e Sempronio, che è stato manipolato da Tizio Caio e Sempronio, non ha fatto una radiografia, non ha fatto una risonanza, non ha fatto nulla. E alla mia domanda perché non è stato sottoposto a questi accertamenti che per me sono indispensabili, si scopre che 99 volte su 100 il dottore che lo aveva preso in carico non era un medico. Quindi sono tantissime persone corrette che dicono chiaramente io sono dottore in, ma ogni tanto diciamo che i pazienti, mettiamola così, cadono in errore e non si affidano al medico. Però io qui chiedo un po' di buon senso, cioè la tralasciamo anche dal punto di vista legislativo e legale. Riflettiamo semplicemente su quello che è l'operato del medico, ok? E usciamo facilmente dall'labirinto. La diagnosi, definita come la procedura di ricondurre un fenomeno a una categoria dopo averne considerato ogni aspetto, è l'identificazione della natura della causa di qualcosa. Il processo diagnostico è articolato in diverse fasi in cui bisogna raccogliere l'anamnesi, fare l'esame obiettivo generale, l'esame segmentario, e il medico mette in campo una serie di conoscenze di patologia medica, chirurgica, di tutte le altre branche specialistiche che noi studiamo, che lo portano a formulare la diagnosi. Se il medico per laurearsi e specializzarsi impiega almeno 10 anni, motivo c'è. E quindi, fermo restando che le altre figure sanitarie sono fondamentali, in primis i fisioterapisti, senza il quale il lavoro del fisiatra si fermerebbe. D'accordo, che finalizzano in modo eccellente il lavoro del fisiatra e hanno, se vogliamo, su tantissime cose una manualità che noi medici non abbiamo perché non mettiamo le mani. E quindi, diciamo, queste come altre figure sanitarie sono fondamentali. Però, a mio modesto parere, la diagnosi è un atto medico e quindi un paziente non può andare da un osteopata non medico che formula una diagnosi e tratta il paziente. Perché? Per fare l'anamnesi, l'esame generale, l'esame locale, prescrivere gli accertamenti indispensabili, fare la diagnosi differenziale, dare una prognosi matura,
occorre essere medici. Poi sulla manualità e sulla capacità manuale, io sono pronto a confrontarmi perché sono d'accordo che c'è tantissima gente brava a lavorare con le mani. Mi permetto una battuta, la mancanza di un'adeguata formazione, indipendentemente da episodi di dolo o colpa, non può consentire di formulare una diagnosi corretta. E purtroppo le costole rotte non si sistemano con Photoshop. Detto questo, io termino, vi ringrazio con una foto del mio nativo Borgo Selvaggio, spero di non avervi annoiato troppo, e con questo ho chiuso, ho finito. Ok, bene, al corso è stato fantastico nei tempi, tutto perfetto. Intanto l'ultima foto di Sciacca quasi quasi mi emoziona, come tu sai, e lascerei a Roberta la parola oppure a chi volesse fare delle domande. Io ce ne avrei tante, però comunque direi Roberta, vuoi iniziare tu? Va bene, molto volentieri. Ci tengo molto a ringraziare il dottor Arcus Miraglia per tutta la sua presentazione, grazie di averci spiegato in maniera perfetta tantissimi dettagli sulla terapia relativa alle manipolazioni di colonna. E, proprio in relazione a quanto ho detto, proprio come chiusura finale sulla relazione con il fisioterapista, con il fisiatra, il medico, l'ortopedico. È molto importante appunto che ci sia personale formato. E aggiungo a quello che diceva poc'anzi lei, il fatto che non soltanto il medico, ovviamente specialista e ben formato da un punto di vista valutativo e diagnostico, può effettuare questo genere di manovre, ma soprattutto un fisioterapista specialista formato. E non a caso, insomma, ci ritroviamo davanti a tante figure non mediche, non sanitarie, nello specifico lei citava l'osteopata, che per l'appunto non è una figura sanitaria, che tante volte si inserisce in questo genere di manipolazioni, per quanto appunto loro siano formati in maniera differente, in maniera non sanitaria per l'appunto. E noi abbiamo in Italia qui un gruppo di terapia manuale associato all'Associazione Italiana Fisioterapisti che si occupa di tutto questo, e in aggiunta ci sono una serie di scuole di terapia manuale che hanno a che fare proprio con le manipolazioni. C'è da dire che non soltanto il medico fa la sua diagnosi, ed è importante per il fisioterapista, che ricordiamo avere comunque una sua autonomia professionale e valutativa, può ricevere in maniera autonoma il paziente, che tante volte si rivolge al fisioterapista proprio con la richiesta: ma mi fa male cosa X a caso, mi puoi far scrocchiare tutto perché so che funziona, ho visto il video su YouTube, mi fai quello che ho visto. E quindi sta lì al fisioterapista fare una valutazione appropriata di tutta la situazione generale del paziente, capendone segni e sintomi, andando a fare una valutazione che tenga considerazione di tutto il quadro generale, quindi anche le controindicazioni e le indicazioni, e saper riconoscere poi quelle che sono le red flags che permettono al fisioterapista di capire quando è il momento di rimandarlo al medico e mandarlo al medico in prima analisi per una valutazione più approfondita, e quindi la diagnosi medica di cui ci parlava lei. Quindi grazie per aver fatto tutta questa bella panoramica, che ovviamente ci dà delle indicazioni chiare su cosa fare, quando, come, cosa evitare. Quindi questo è quello che mi premeva sottolineare in prima analisi. Io su questo sono d'accordo e sono. Arcuccio. Dimmi. Dimmi Francesco. No, 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 prego, prego, rispondi. No, 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 dicevo, io vai, su vai, questo. continua, poi dopo ti chiedo un'altra cosa. Sì, molto velocemente. Sì, io su questo sono d'accordo. Sulla professionalità del fisioterapista, io sono il primo a spendere parole di grande elogio. Il problema è che in quei rarissimi casi in cui c'è una red flag, diciamo che non sempre il paziente torna dal medico. Ecco, questa è solo la cosa che mi dispiace, perché di fatto, cioè, io penso un paziente, non succede che un paziente con un aneurisma dell'aorta vada X per una lombalgia e viene manipolato, però se succede possiamo avere qualche problema. Quindi è importante, la professionalità, la formazione universitaria è fondamentale. Nella maniera più assoluta, per cui assolutamente la formazione No, universitaria io di direi primo livello, e semplicemente poi che comunque tu. successivamente la formazione secondaria. No, io giusto a chiudere questa cosa che tanto le regole, bene o male, anche sono chiare a tutti. Il problema è che spesso non vengono applicate nella pratica. Quindi quello che vediamo
Io, la dottoressa Palumbo e il dottor Miraglia, come tanti altri, è un po' diverso da quello che poi noi diciamo, sia nelle nostre scuole, sia come presidente del corso di laurea di fisioterapia, sia nella pratica clinica di tutti i giorni, ci rendiamo conto che poi queste regole che noi conosciamo molto bene, che anche quelli che fanno finta di non conoscere, conoscono, poi non vengono applicate, e questo ci dobbiamo impegnare un po' tutti quanti perché per il bene dei nostri pazienti vengano maggiormente applicate anche nella pratica piuttosto che nella teoria. Io volevo chiederti un'altra cosa, Curzio, tu ci hai fatto capire che comunque mi sembra di capire che la curva di apprendimento delle tecniche manipolative non sia una cosa semplice. Nella tua esperienza, quanti anni ci sono voluti per diventare padrone della tecnica? Allora, ce ne vogliono tanti in generale, dipende anche da quanto lì. Io ho avuto la fortuna di apprendere le manipolazioni, poi sostanzialmente di tornare a lavorare nel mio centro convenzionato, dove non facevo altro che manipolare alla mattina e alla sera. Però ti dico che pur manipolando un gran numero di pazienti quotidianamente, io ho cominciato a sentirmi mediamente padrone della tecnica dopo 6, 7, diciamo anche 10 anni buoni. Cioè, per esempio, la manipolazione cervicale alta, la prima l'ho fatta dopo 10 anni. Ci sono alcune tecniche che sono estremamente delicate, però oltre gli anni, più che gli anni, è importante il numero di trattamenti. Ci vogliono migliaia e migliaia di manipolazioni prima di essere sicuro di quello che si fa. E poi è importante sempre confrontarsi, studiare, aggiornarsi. Io ho avuto la fortuna di avere dei docenti molto bravi che come dire, trasmettevano molto, però la pratica è importante, ci vogliono tanti anni, non si manipola dopo uno, due, tre anni di pratica, fermo No. restando, come dicevo prima, però i No, ma infatti trattamenti ti ho fatto idonei questa domanda vanno benissimo. proprio per... No, ma io infatti ti ho fatto questa domanda proprio perché come in ogni pratica clinica e medica siamo ancora, diciamo, nel campo in alcuni casi dell'arte, quindi comunque l'esperienza clinica, la manualità in chirurgia come in terapia manuale, come nel far fare degli esercizi terapeutici per i fisioterapisti e ai nostri pazienti, più l'evoluzione della propria tecnica e poi della propria esperienza prende tempo. Quindi io il consiglio che do, appunto, dato che ci stanno seguendo molti, molti studenti, cioè di essere cauti nello scegliersi praticamente anche dei buoni corsi, dei corsi seri di formazione, e non ci si inventa da un giorno all'altro per fare questa tipologia di trattamenti. Questa era la domanda, lo spirito della domanda. Penso che siamo tutti d'accordo, no? Magari io direi che l'altra cosa è che comunque tu ci hai parlato di una serie di come posso dire, disegni clinici che a noi ortopedici, o almeno io che non mi occupo di chirurgia della colonna, non sono molto comuni, cioè il DMMA, la cellulopatia, quindi tutte queste situazioni. Diciamo che chi non è proprio, diciamo, chi si occupa fondamentalmente di terapia conservativa della colonna vertebrale, sono delle situazioni che per noi ortopedici, noi conosciamo tutte le patologie degenerative della colonna vertebrale, diagnosi differenziali tumorali, le situazioni associate di tipo vascolare, però a volte andare a individuare il paziente che abbia solo quel tipo di danno che tu sei sicuro che riesci a migliorare con la terapia manuale, non è proprio semplicissimo. Quindi andare a capire bene dove sta il paziente giusto da trattare. Io penso che l'indicazione sia sempre, come al solito, molto importante. Assolutamente, ma Ok, senti, il... c'è una domanda. Vai, vai, se vuoi Sì, rispondere, vai, ma tanto la giusto leggo, non io vi perdiamo ringrazio per i tempo, andiamo complimenti. direttamente a... Allora, ringrazio innanzitutto per i complimenti. Questa è una domanda che per uno che viene fuori alla scuola di Maine è come dire, una domanda particolare, perché Maine sostanzialmente non manipolava l'articolazione sacroiliaca, cioè secondo Maine tutti i problemi
i dolori che ruotavano anche attorno all'articolazione sacroiliaca in realtà erano dovuti a un disturbo doloroso intervertebrale minore della zona lombare bassa, L4, L5 e L5S1. E quindi sostanzialmente lui è un po' come se avesse, tra virgolette, abiurato alla sua formazione osteopatica e sosteneva di fatto che si dovesse trattare sempre la colonna. In realtà, secondo me, la verità sta sempre nel mezzo. Non ho esperienza. Ecco, appunto. No, a Curzio, per dirti, io per esempio ho recentemente una paziente che ha una sacroileite monolaterale evidenziata praticamente a risonanza magnetica, a radiografie, con una base di psoriasi, ma anche se comunque questa psoriasi non è così, e questa paziente ha un dolore sacroiliaco, è decisamente sacroiliaco, quindi comunque le patologie della sacroiliaca esistono, non è che... Sì, ma il problema è l'articolazione sacroiliaca si manipola in modo efficace o non si manipola in modo efficace? Megna alla fine della sua carriera diceva che secondo lui i dolori erano sempre di origine lombare bassa, per cui secondo lui non si manipolava. Di fatto bisogna anche dire che chi la manipola in alcuni casi ottiene degli ottimi risultati, però bisogna anche chiedersi un'altra cosa, le manovre in realtà sono simili. E allora quanto riusciamo a manipolare solo la colonna o solo l'articolazione sacroiliaca? Perché se io prendo appoggio sull'ala iliaca, do un contrappoggio sulla spalla e allontano i capi, spingo sull'articolazione sacroiliaca, spingo sull'ala iliaca, sull'articolazione sacroiliaca, ma anche a livello lombare. Proprio perché la manipolazione non è così facile che sia monocompartimentale o monosegmentaria. E quindi io, se devo rispondere da allievo di Megna, devo dire che l'articolazione sacroiliaca non la manipoliamo, però di fatto sono aperto assolutamente al confronto in questo senso. No, ma poi esistono anche altre terapie, anche quelle, diciamo, come possiamo dire, infiltrative, oppure quelle fisiche, voglio dire, che si possono applicare. Quindi poi dopo uno c'ha un corredo diverso di situazioni che possiamo scegliere. Silvia Silvestri, che penso che tu conosci, la collega fisiatra di Tor Vergata. Sì, di Tor Vergata. Quante sedute? Dipende molto dai casi. Ciao Silvia. Per esempio, la lombalgia acuta, soggetto giovane con una lombalgia acuta da sforzo, può essere anche risolutiva una seduta. Paziente anziano con discopatie, con la colonna più rigida, ci vogliono più sedute. In genere, diciamo, il numero di sedute non cambia tanto in base al tratto che viene manipolato, quanto in base alla storia del paziente. Quindi più il problema è recente in un soggetto giovane, meno generalmente sedute sono necessarie. E quella che il caso della lombalgia acuta del giovane è quello che ha fatto la nostra fortuna, Francesco, perché il paziente entra con la scoliosi antalgica, esce dritto, fa in figurone, ma in realtà non sei un mago. Però sono i casi che risolvono in modo brillante. Su un vecchietto già di 70 anni che già deve approcciare con delicatezza, ci vogliono sicuramente più sedute, 5, 6, 7. Come al solito le patologie acute sono relativamente più semplici da trattare rispetto alle situazioni degenerative che poi portano a un quadro instaurato anche di alterazione posturale che è difficile da riuscire a vincere, diciamo. Roberta, noi siamo quasi arrivati alla nostra ora, se non ci sono altre domande, Roberta, vuoi fare una domanda tecnica tu? Oppure in realtà mi faceva piacere approfondire l'aspetto che si associa tra la terapia manuale e quello che è l'apprendimento che in effetti si può ottenere in una riabilitazione, quindi come eventualmente associare alla terapia manuale, a questo genere di manipolazione vertebrale, un trattamento riabilitativo specifico che poi risulti essere a lungo termine per il paziente da un punto di vista di apprendimento e quindi di utilizzo di tecniche specifiche nella sua vita quotidiana, che lo porta poi a gestire il dolore, il fastidio, la problematica di base per cui viene effettuata la manipolazione a lungo termine. Allora, questa la domanda è eccellente, perché di fatto è come se la manipolazione in alcuni casi aprisse un percorso terapeutico che però deve essere o seguito o semplicemente anche in contemporanea si può fare il trattamento, cioè il paziente deve sapere che la manipolazione
è un trattamento in alcuni casi, se vogliamo, emergenziale, ma che deve essere comunque coadiuvata da tutta quella che è la rieducazione fatta in palestra col fisioterapista, la rieducazione posturale. Il paziente deve anche conoscere quelle che sono le regole di igiene posturale. E diciamo che il trattamento manipolativo beneficia grandemente di tutto ciò che è esercizio terapeutico sostanzialmente e che è in pratica la garanzia per il paziente di star bene negli anni a venire. Quello che io dico ai miei pazienti, avendo anche io un centro di fisioterapia, avviandoli poi alla chinesi, all'esercizio terapeutico, spero di non rivedermi nella mia stanza, perché vorrà dire che il percorso che è stato fatto dal fisioterapista vi permette di non rientrare, di non avere più bisogno della manipolazione. Quindi è sicuramente fondamentale che il trattamento manipolativo venga accompagnato, ancora prima che seguito, dall'esercizio terapeutico in palestra. Perfetto, grazie per Non so se questa risposta eccellente domanda. fantastico. Assolutamente sì, Io sono grazie. completamente d'accordo con te. Ragazzi, io penso che siamo arrivati, abbiamo raggiunto la nostra ora di lezione, penso che abbiamo fatto un'altra ottima scelta, ma io non ne avevo assolutamente dubbi. Io direi che ci possiamo anche salutare. Intanto saluterei tutti quelli che ci hanno seguito e diciamo auguri per le vostre vacanze, spero che vi rilassiate, tanto noi a settembre siamo di nuovo qua, pronti per stressarvi. Saluto a Curzio, abbraccio tutta la Grazie, Sicilia un perché saluto grande di veramente, tutto. voglio dire, come sai, è sempre nel mio cuore. Allora, Roberta, non ti divertire troppo quest'estate, fai la brava. Ci vediamo a Va bene. settembre, un abbraccio e un saluto a Buona tutti. vacanza. Grazie a tutti. Ciao, grazie a Curcio, grazie. Arrivederci. Grazie a voi. Ciao.